prima di Roma è la bici. Il mio maestro, guarda, perché sparisce fa poco. Sale sempre con... e se ne va verso l'infinito. E adesso poi riappare, quando riappare la dieta. Dentro le sue viscere, nasce col sapere del passato, del presente e del futuro. Verso i 6-7 anni gli si potrebbe informare che il loro corpo è una delle meraviglie più straordinarie. Si potrebbe a un bambino di 7 anni dirgli: guarda che sulla Terra vivono circa 7 miliardi e mezzo di esseri umani. Ma nel tuo corpo, in un grammo del tuo corpo, un grammo, vivono un miliardo di cellule. E già sapere queste due cose, se voi non siete veramente già morti, vi verrà la voglia almeno di vedere in internet. Ma allora, se in un grammo ci sono un miliardo di cellule, quante cellule hai nel corpo? Semplice, se tu pesi 60 kg, sono 60.000 miliardi di cellule. E sapere questo, dici, vabbè, ma che me ne frega a me che c'è un miliardo di cellule? No, ti importa, perché è un mondo, e poi i tuoi 60.000 miliardi di cellule comunicano fra di loro. Questa sala ricomincia a vivere dopo 3 mesi di ergastolo, di clausura, ricomincia a vivere. Io credo che questa sala sia l'unica nella quale le persone entrano depresse ed escono tutte frizzantine. Detto questo, buon viaggio a tutti. Lascio i miei versi a chi li leggerà, le mie carezze ai ladri e agli assassini e le mie lacrime ad ogni donna sola. Lascio il mio sguardo a chi crede di aver visto, lascio i miei sogni a chi non trova pace e i miei sorrisi a una divinità in declino. A te, figlio mio, lascio il mio tempo, lo smisurato tempo di chi vive.